Sui 10.000 metri quadrati dove dovrebbe sorgere un quartiere residenziale e commerciale a Manolio Mella, i titolari della concessione edilizia hanno scavato sabbia e ghiaia senza le dovute autorizzazioni ed hanno riempito le buche con rifiuti dubbia quantomeno sconosciuta provenienza. La cosa non è sfuggita ai carabinieri del NOA e del comando di Brescia che insieme ai colleghi di Bergamo hanno avviato una serie di indagini. Questa mattina hanno eseguito il sequestro del cantiere indagato per gestione non autorizzata di rifiuti e realizzazione di discariche abusive, il direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruzione e responsabile dell'impresa incaricata della realizzazione dell'opera. Al Briz per la chiusura del cantiere hanno partecipato, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia, i carabinieri del NOE di Brescia insieme ai militari dei comandi provinciali di Brescia e Bergamo, ai tecnici ARPA del Dipartimento di Brescia. Ora verranno analizzati i campioni dei rifiuti trovati nel cantiere. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche gli incartamenti relativi alla progettazione e alla realizzazione delle opere negli uffici del Comune di Bagnolo.